Carissimi nipoti, ciao! Sono un po' amareggiata oggi per tante cose. Una è che ho un iPhone che va sostituito e invece di investire non solo sulla mia autostima, vorrei comprarmene anche uno nuovo perché i video che vengono fuori sono... Ma ho questa fissazione di di dare il mio contributo ma a costo zero, perché questo in teoria dovrebbe alzare la mia autostima. Alzare la mia autostima significa uscire definitivamente da tutti ciò che sono, da tutto ciò che è problemi con il cibo e cercare di farlo mentre distruggo il mio canale YouTube. E questo è fantastico. Allora, per chi si iscrive ora su questo canale, A perché questo ovviamente chi vede solo canale. io, poi ovvio che si iscrive anche, sappiate che vedrete più volte la zia mangiare pasta con ragù di chianina. Eccolo qua, più volte, con questi pigiami ingioiellati e dire la sua. Dunque, innanzitutto, sono grata di usare oggi questo ragù di chianina perché ho sempre mangiato pasta con aglio, olio, peperoncino e non oso immaginare i turisti che tra un mese metteranno il piede qua dentro, le recensioni che mi lasceranno quando sentiranno l'aroma che gira qui a Firenze. Allora, oggi parleremo proprio di autostima e problemi con il cibo. Sappiate che per risolvere i vostri problemi con il cibo dovete assolutamente, questo è proprio la base, da base minimo sindacale da cui partiamo, dovete risolvere le traumi risolti, i nodi risolti dentro voi stessi e migliorare la vostra, alzare la vostra autostima, oltre che fare una rieducazione alimentare. Senza di questo non andiamo da nessuna parte. Perché sto dicendo questo? Perché sono stanca delle narrazioni fake che girano sui social, quelle narrazioni acchiappa like che girano sui social che io non sopporto più, perché essendo stata malata io di 25 anni di problemi con il cibo, trovo assolutamente fuorvianti, assolutamente solo legate a acchiappare il cuoricino di turno e visibilità per, devo essere sincera, per nulla. Allora, punto numero uno, intanto assaggio, perché ho fatto un errore, sono arrivata troppo affamata a questo video, eh? Dopo triggerò la buffata, così non va bene. Sto diventando bravina a cucinare, meglio, meglio di qualche giorno fa. Allora, io pensavo che questo atteggiamento di cercare il colpevole del nostro problema col cibo fuori invece che in noi stessi, cioè partendo da quello che siamo noi internamente, pensavo fosse una prerogativa di cotanto attivismo per i problemi col cibo, con cui io mi sono scontrata molte, molte volte anche su altri video. Innanzitutto fatemi dire che li chiamo problemi col cibo, perché se voglio monetizzare questi video con YouTube, strano ma vero, ma non posso usare la microlingua dedicata. Quindi tutto il video sarà problemi con la pappa, ok? Ne abbiamo già parlato mille volte dei triggerati. Pensavo che la community dei triggerati fosse aizzata per bene da un certo tipo di attivismo per i problemi con il cibo che è informato da una visuale per cui ciò che ci fa malare è sempre esterno, il corpetto di Elisabetta Franchi piuttosto che il soldino di Leila, piuttosto che Zara che diminuisce le taglie, e non ricercasse mai i problemi veri dei nostri disagi intorno al cibo dentro di noi. Pensavo fosse solo una cosa riservata a un certo tipo di attivismo che io ho condannato mille volte, ma siccome vedo che certe visuali peculiari, per non dire altro, stanno diventando veramente psicosi di massa e spostano il focus da quello che è il nostro vissuto interiore a fuori, lo vedo fare spesso questo atteggiamento di cercare uno scapegoat, quindi un capro espiatorio esterno, anche da persone intelligenti che sono mie amiche su Facebook, persone che di solito sono veramente sensibili, argute e ricercate in quello che scrivono. Questa visuale del la foto, apro Instagram e la Chiara Biasi dimagra mi ha fatto ammalare, vedo che sta diventando una cosa
che esula quel tipo di attivismo moralista, no? Che è sempre colpa di qualcun altro, sta prendendo veramente molto piede nella narrazione intorno ai problemi col cibo, che mi sento ancora una volta di dover dire la mia, perché se le persone non comprendono qual è l'origine del loro disturbo, del loro problemi, qual è l'origine dei loro problemi con il cibo, non li risolveranno mai. Oh, l'ennesima arrabbiatura, arrabbiatura per modo di dire, l'ennesimo constatare che sui social certe narrazioni hanno preso piede. L'ho avuto ieri leggendo questo post di alcune persone che soffrono di problemi con il cibo, che danno la colpa dei loro problemi col cibo, mi ha fatta malare, a Eugenia Cune. Eugenia Cune notoriamente è una, mettiamola così, influencer che probabilmente ha dei problemi di anoressia nervosa, anche con spunta blu, che è origine di tutti i problemi col cibo esistenti al mondo. E finché lo dice la ragazzina di 20 anni, giovane, esperta, mi può stare anche bene, ma quando arriva la veterana, diciamo la persona che ha 45 anni, dice: ah sì, non deve postare le sue foto perché fa ammalare tutto il mondo. Io mi arrabbio perché capisco capisco che queste narrazioni assurde attorno ai problemi col cibo stanno andando fuori controllo. Allora, se noi continuiamo a dire questo, che c'è una relazione diretta tra Eugenia Cunei e la mia anoressia nervosa, noi stiamo ridicolizzando i problemi alimentari, e non poco. E questo contribuisce allo stigma e al misunderstanding che veramente riguarda questo tipo di problemi, che sono problemi psichiatrici che hanno la stessa validità dei problemi oncologici o delle malattie organiche, ma per qualche ragione continuano ad essere visti come la malattia delle fighette, quelle per cui ti dicono: boh, dai, comincia a mangiare. Ma io posso comprendere che la gente normale ne abbia anche le scatole piene, perché a quanto pare passa questo messaggio che ci ammaliamo, la nostra autostima non c'entra più niente, ma ci ammaliamo aprendo Instagram. Ah, chiedo scusa, mi ha chiamato mio fidanzato, ho interrotto un attimo. Quindi stavo dicendo: quale malattia può essere presa seriamente se noi diciamo che ce la prendiamo guardando una foto di una persona magrissima, mettendo un like o mettendo un cuoricino? Per favore, smettiamo di sminuire queste malattie in questa maniera. Io capisco un certo tipo di attivismo per le malattie per il cibo, lo fa perché diciamo che questo modo di raccogliere i consensi è già stato sperimentato nella storia, anche nel secolo scorso. Oggi io sto postando, scusate, nella giornata per la memoria. Quindi non mi riferirò con parole chiare a quel periodo storico, ma voi avete già capito di cosa sto parlando. È sempre colpa di qualcun altro. Questo sulle menti fragili ha una sua portata, ha un suo peso, ma io non tollero più le persone che hanno questo appiglio, questa presa sulle menti fragili, dicendo che non devono agire su loro stesse, ma devono puntare la loro pistola, che è già carica, su qualcosa che è all'esterno. Però le persone magre che postano, che vi fanno ammalare da fuori, queste possono essere dei trigger, perché è vero che ci sono dei fattori anche sociali, la cultura, la diet culture, quant'altro, ma vi assicuro che la vostra pistola è già carica. Anzi, io potrei dire il contrario: forse è scarica, dovete ricaricarla con la vostra autostima. Spostare il focus da fuori, acchiappa molti consensi, muove le masse, ma ricordatevi che distruggere l'autostima della persona che posta con il sondino della Leila di turno, che deve smettere di fare quello che fa per curare se stessa, non per non far ammalare voi, distruggere l'autostima degli altri è molto consolatorio, ma è solamente un fix momentaneo per voi. È molto figo dire agli altri: ah, sei tu che mi fai ammalare e io non c'entro niente, su di me non lavorerò mai. Perché? Perché questo chiaramente sposta la colpa su qualcun altro e ci dà anche un alibi per continuare a fare quello che facciamo. Io l'ho fatto per anni con mia mamma, di dire: ah no, non è mica colpa mia del mio disturbo alimentare.
È colpa tua? Allora, è ovvio che non è colpa di nessuno, mai. Se qualcuno si ammala non c'è una colpa dietro, ok? Intanto partiamo da questa informazione. Sono malattie, quindi non c'è nessuno che ha colpa di avermi fatto ammalare. Semplicemente è andata così. Vero è che io quando ho capito che continuavo a dare la colpa agli altri, perché in realtà non volevo muovere il culo, uscire dalla mia melma. Ho iniziato a lavorare su me stessa, a migliorare la mia autostima e adesso, devo essere sincera, non sono più presa da questa fame incontrollata. Altra verità è che spesso si sposta il focus anche apposta altrove, perché in realtà chi è responsabile della vostra autostima è proprio la famiglia e la scuola. Queste istituzioni che sono sacre sono responsabili della costruzione del vostro carattere con contenuti sani, con tutto quello che ci va all'interno di costruire individui, gli individui del futuro. Quando non lo fanno, famiglia e scuola hanno fallito, questo è poco ma sicuro, ma ad un certo punto liberate anche la famiglia da questo peso, dalla colpa di io sono d'accordo con questo, ma cominciamo però non a, diciamo, tradurre questa colpa, no, della famiglia scuola, che sono istituzioni che notoriamente sono alla deriva, a mettere questa colpa sull'influencer. No, assolutamente no. Guardiamoci dentro e raccogliamo i nostri pezzi da terra senza ascoltare le persone che mi dicono che mi deresponsabilizzano dal mio problema con il cibo. Non è colpa tua, certo, non è colpa mia, non è una tua scelta, la tua volontà non c'entra niente. No, non è vero, non ho scelto di ammalarmi, ma io ho scelto di stare dove ero per tanti anni. E come che mi piaceva, ragazzi miei, brutto se lo dico in video, ma è così. E la mia volontà ha avuto una grande presa su quello che ho fatto, quando l'ho fatto, perché volevo stare dove ero. E quando ho voluto smettere, mi assicuro che non mi è servito neanche chissà che cosa per uscirne, semplicemente non volevo più stare dove ero, quindi la volontà, ritorniamo a mettere la responsabilità sulla persona. Allora, io sono anche d'accordo sul fatto che, per carità, queste immagini di persone che posano col sondino non sono immagini sane, chiaramente, per carità, non sono immagini che io consiglierei a mia figlia, però sapete cosa c'è? Quando io sto anche sui gruppi di Facebook e vedo gente che posta in continuazione piatti di cibo. Per me possono essere, certe volte sono triggeranti. Perché io non ho sempre voglia di vedere piatti di cibo che passano. Cioè, sono stata ammalata cronica, ok? Di bingiti, di bulimia, sono stata ammalata cronica. Per cui vedermi passare in continuazione piatti tutto il giorno, però, siccome io ho un'autostima forte, primo, capisco che vengono da persone fragili, contestualizzo. Secondo, se in quel momento mi danno alla testa, io esco da Facebook. Magari anche dal gruppo, dal Facebook sicuramente. Perché? Perché sono una persona responsabile. E una persona responsabile con un'autostima forte prende e dice, sa che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, non ha bisogno dell'attivista un po' così che mi dica, ah, ma quel contenuto, ah, che mi insegni, perché mi sta solamente l'attivista che fa così, che dà la colpa fuori, che mi dice, quel contenuto, mi sta deresponsabilizzando, mi sta togliendo i mezzi, mi sta dando della scema, oltretutto mi sta togliendo i mezzi mentali per capire da solo cosa è giusto e cosa è sbagliato. E mi dispiace, l'autostima di una persona e i problemi col cibo si battono anche in questa maniera, facendo sì che la persona da sola si sappia regolare. Io quando volevo stare lontana dai social ci sono stata e non... poi ci sono tornata tranquillamente. Adesso se... questa è la mia autostima, è forte per questa ragione qui, perché di volta in volta modulo il mio operato. Poi faccio altre considerazioni che secondo me sono importanti. Allora, uno, quando tu dici agli altri, tu mi fai ammalare, ma voi sapete qual è la gravità di dire queste cose a delle persone fragili?
che stanno magari sul letto d'ospedale col sondino e dire tu mi fai ammalare, ok? Ma pensiamo a quando lo dite a persone fragili, ma è brutto, è molto grave, anche quando lo dite a persone che non sono fragili, ma magari hanno un'azienda, perché inficiate, andate a sporcare la reputazione di quell'azienda. Io adesso riesco, non so se riesco a mettermi qua lo screenshot, tale attivista per i disturbi alimentari, fa, lo dirò sempre, questa dei corpetti di Elisabetta Franchi, mamma, io ce l'ho ancora qua, ma me lo sono riletto oggi il post. Elisabetta Franchi costringe le donne a dimagrire. Primo, le donne non sono cretine, ok? Secondo, io ho visto tante russe taglia 44, 46, fa abiti solo per un pubblico magro e ricco. Non è vero, ho visto un sacco di donne taglia 44, 46, tranquillamente russe, meno russe, entrare, comprare da Elisabetta Franchi, la quale viene poi anche in outlet, per cui non bisogna essere per forza magri e ricchi per permettersi Elisabetta Franchi. Ma quando tu a un'azienda dici sei responsabile del dimagrimento delle persone perché le plagi, perché le spingi, è molto grave quello che tu stai facendo. Allora, Elisabetta Franchi ha un sacco di miliardi, io spero che spenda il suo tempo a spendersi i suoi soldi nella maniera migliore per lei e non si caga le cagate che dici tu, però fosse una persona che si muove in punta di diritto, le girerebbero molte le scatole, perché quello, poi tu i post li fai bene, in maniera da stare sempre con un piede fuori dalle querelle legali, però credimi, quello tra un po' ha un sapore della calunnia, perché creare un danno a una persona, far ammalare una persona, è reato. Creare un danno a una persona è reato. Quando tu, senza le prove, dici a una persona che sta facendo ammalare un'altra persona, quella è calunnia, ok? Allora, se non c'è una correlazione diretta, non puoi provare quello che stai dicendo. È meglio che stai zitto perché ti trovi prima o poi con una citazione a giudizio. Io lo dico perché spesso, vabbè, gli attivisti che scrivono per i problemi sul cibo sono spesso persone comunque colte, dicono per me un sacco di cose veramente fuori per acchiappare due like, ma quantomeno usano la testa. Chi viene sotto i miei video, ah, tu fai ammalare, tu qua. Sappiate che nella vostra ignoranza, come i miei haters sono notoriamente le persone più ignoranti del pianeta, sapete che io attiro questi tipi di haters. Quando voi dite a una persona mi fai ammalare, sui social ve lo fanno fare così, perché ormai, no, ciomi, cioti, sono tutti quanti che ci ammaliamo. È un'affermazione gravissima e potreste trovarvi con chi si gira le palle prima o poi con una citazione a giudizio. Ma perché questo avviene? Perché questo avviene? Questo shifting da le istituzioni che veramente ci devono tirare su dritti e sicuri di noi stessi, che sono famiglia e scuola, che ormai sono allo sbando. Questo tipo di accuse senza fondamento, perché io vi dico, la Corte Costituzionale per esempio ha deciso che non c'è nessuna correlazione tra vaccini e poi vaccini Covid e poi autismo e quant'altro, e quindi la cosa è andata a scemare. Bene, se la stessa correlazione diretta non esiste neanche per il post di Eugenia Cuney o i corpetti di Elisabetta Franchi e la malattia alimentare di XY, tacetevi e non dite più cavolate, ok? Perché veramente. Nel frattempo ho anche finito la pasta. Comunque, fatemi dire che questo fondamento, il fondamento etico di questo moralismo censorio, accusatorio che ha questo tipo di attivismo per i problemi col cibo, che è fondamentalmente politico, di una certa cotè politica, è informato da cotanto giustizialismo esagerato che ormai leggiamo da anni nelle uscite politiche, ideologiche della sinistra, che siano i 5 Stelle, che sia il Partito Democratico. Tutto è colpevole, la cultura del sospetto portata alle stelle, proprio ai 5 Stelle, i giudizi che si fanno sui social prima di arrivare nelle aule di tribunale, il fatto di non potersi difendere nei luoghi opportuni, perché prima si viene già dichiarati colpevoli appunto su Instagram. Questa è una cultura propria di una certa cotè politica che è stata spazzata via anche da ultimamente da
dalla destra e io che non sono più né di sinistra e né di destra, sono contenta perché in realtà quello che a me preme conservare è una visione liberale del mondo. Io una volta ero di sinistra, adesso non sono più né di sinistra ma neanche di destra, non ho più, sono in un limbo ideologico, l'ho detto tante volte, però sono davvero arricchita da, cioè mi sento informata da un certo tipo di liberalismo, per cui le persone se agiscono all'interno di un quadro normativo rispettano le leggi all'interno di uno Stato, lo Stato di diritto mi dà la possibilità di fare ciò che voglio, l'importante è che io mi comporti da cittadino modello e rispetti queste leggi, ma per quale ragione viene ascritta alla Leila di turno che è semplicemente malata di un problema alimentare, la responsabilità sociale di non minare la nostra autostima, voi me lo dovete spiegare. Questa è una psicosi di massa che trova veramente fondamento politico e ideologico in questo tipo di giustizialismo che ha anche rotto le palle. Tanto è vero che la destra, appena arrivata al potere, per quanto riguarda la giustizia, grazie a Dio c'è uno come Nordio che ha detto che vuole riportare la legalità. La legalità e democrazia significa anche un certo tipo di garantismo, quello che è giusto. E qui io non sarei, non avrei mai pensato che nella mia vita sarei arrivata a ringraziare Berlusconi, che mi sembra essere uno dei pochi politici rimasti che in realtà ha un senso del reale, fare al politique quando dice bisogna tornare al garantismo. Sappiamo che Berlusconi con tutte le sue vicende giudiziarie, per carità, questa è una cosa un po' che la sua spinta viene un po' dal suo vissuto personale. Quindi questo giustizialismo per due ragioni io lo condanno. Uno, è liberticida, sì, censura la mia libertà di espressione. Mi chiede di non postare cose che in realtà io posso tranquillamente postare. Ma una volta questo attivista mi ha detto: oh, io sono elegante, non ti censuro, non ti segnalo, ma tu puoi segnalarmi quante volte vuoi. Ma come sai, quello che io rispondo non a te, cara mia, rispondo a una piattaforma come YouTube. Abbiamo visto che basta cambiare i termini, la microlingua di riferimento per darvi il contentino a voi woke, progressisti, sempre offesi, e si può parlare di ciò che si vuole. Quindi non sei tu che decidi per cosa, per segnalarmi per cosa, perché peso 40 kg, perché ho il fisico che mi piace, perché finalmente non faccio più quello che ho fatto per 25 anni. No, io rispondo ad una piattaforma, quelle sono le mie regole e quindi il tuo essere liberticida nei confronti degli altri, mi dispiace, a questo punto trova un muro, ma non solamente da parte mia, ma anche le persone normali ne hanno già le palle piene, tanto è vero che hanno votato, la maggioranza ha votato a destra, perché ce l'ha anche con questo tipo di giustizialismo, ricerca del colpevole eterno, che è veramente giustizialismo ingiustificato, scusatemi il gioco di parole. L'unica cosa che veramente dovete fare è prendere la vostra autostima e riportarla in alto dove deve stare. A me ci sono voluti molti, molti, molti anni, ma se io sto qui davanti a un piatto di pasta a strafogarmi e a dire qualcosa veramente fuori dal coro perché mi distacco completamente da tutto ciò che è la massa intesa come opinione comune, ma io ho una visuale mia completamente diversa dal resto del mondo, non importa, la mia autostima è alta anche per questo, perché so portarmi e sostenere le mie posizioni argomentando in maniera totalmente autonoma e credo che sia da lì che dobbiamo ripartire, ricostruire la nostra autostima, la nostra autonomia di cervello e di pensiero, senza dare contro, come al solito, ai poveri corpetti strafighi di Elisabetta Franchi.